in quei testi che ti ho dedicato, nel locale vuoto di una volta, nel convincermi è l'ultima volta, e ti ritrovo nei discorsi a metà, nei tragitti senza meta, ferma l'auto scendo qua. Vorrei vedessi il meglio di me, ascoltare silenzi, non far case perché, guardarti senza avere paura, anche se poi mi confondo, sono strano, lo ammetto. Ma concedimi un ultimo ballo, l'ultima ora con l'ultimo sole, per l'ultima volta stesso gioco scacco matto, hai di nuovo vinto tu, siamo in stallo un'altra volta, persi dentro a questo loop. Ma alla fine cosa resta? Ma alla fine cosa sei? Ti ho aspettato senza sosta, ma alla fine dove sei? Ma alla fine cosa resta se tu non mi guardi mai? Io ti aspetto alla porta per concederti un ultimo ballo, l'ultima ora con l'ultimo sole, per l'ultima volta stesso gioco scacco matto, hai di nuovo vinto tu, siamo in stallo un'altra volta, persi dentro a questo loop. Piersanti Mattarella è l'esempio del vento del cambiamento, un cambiamento voluto, progettato, sognato. In questo 2020 abbiamo certo sperato un cambiamento, piccolo o grande che fosse, risiedeva nel cuore di ognuno di noi. Ma d'improvviso ci siamo ritrovati sommersi da pesanti angosce, da un mutamento indesiderato, inaccettabile, e queste piccole fiamme che illuminavano le nostre giornate sono state spente, soffocate dalla malinconia d'un buio ininterrotto. L'Italia si è ritrovata accomunata da un unico sentimento, spettatrice inerme della sua stessa tragedia. Allo stesso modo ognuno di noi perde un po' d'umanità. Vive in virtù dei nuovi automatismi, l'uso della mascherina, il distanziamento sociale e molti altri, che sono necessari alla salvaguardia della salute individuale e comune. È proprio il fattore etico e comunitario che deve sensibilizzarci. Infatti, mai come ora, ogni soggetto si carica la gravosa responsabilità dell'esistenza altrui. In quest'ultimo punto dovrebbe essere riproposta la figura vigorosa del grande uomo siciliano, del suo sogno, del suo insegnamento.